Amici di Lux 74 Channel, benvenuti a un nuovo video. E questa sera non mi vedrete, è caduta la tastiera, non mi vedrete, ma vedrete un piccolo tutorial, non ne faccio sempre tanti. Ma stasera voglio parlare di una espansione per Amiga 600, ovvero la A601, che è un'espansione non di facile reperibilità, che veniva montata all'interno della Trapdoor dell'Amiga 600. Infatti 601 sta per 600 Amiga e 1 un Mega, come per il 500 era 501. E qui ci c'è i vari le istruzioni per installarla e tutto quello che ne consegue per la sua installazione, quindi trovarla anche col manuale non è stato semplice. Ma vediamo l'oggetto in questione, questa rarerrima espansioncina per l'Amiga 600, dove notiamo subito questi piedini con questi contatti che servono per questi ponticelli che servono per tenere a contatto questi piedini. Perché? Perché potevamo scegliere di montare sia 512k che un Mega, quindi attivando l'1 e il 2, il 5 e 6 era 512k e il 2, il 3, il 6, il 7 era un Mega. Ora, a parte le unghie da tagliare e pulire, che va bene, però la cosa che mi torna strana è il fatto di sapere che comunque tu mettevi un Mega. Perché 512, dacci questa opzione? Ma sempre meglio avere qualcosa in più che qualcosa in meno. Perché voglio fare questo tutorial? Vedete, questa è la parte dove si inseriva all'interno dell'Amiga e noi la vedremo in questo modo qua, inserita nella Trapdoor. Perché voglio fare un tutorial di questa espansioncina qua? Perché all'interno di questa piccola e carina espansione c'è la batteria. Demone. Esatto, proprio lei. E quindi questa batteria, che sicuramente ha fatto qualche danno, perché io ho già dato un po' di olio qui, però qui c'era un po' di verde che compariva, ora si è un pochino sciolto, ma forse si vede. Ma questa va aperta. Come va aperta? Come l'espansione dell'Amiga 501, Amiga 500, quindi la A501, vanno separati questi due shield. Non capisco perché non abbiano scelto un Commodore di farla in questo modo. Comunque c'è da disaldare 1, 2, 3 e 4 linguette che tengono unite questo case. Quindi accendiamo il saldatore e iniziamo. Ah, eccoci qua. Sperando che non mi cada da questo precario equilibrio, la prima cosa che dobbiamo fare è mettere un pochino di pasta salda, detta comunemente così, su queste saldature, per far sì che arca è un po' ciondolante questo cavalletto, per far sì che andiamo a sciogliere bene e pulire e sgrassare subito queste saldature. Quindi vediamo un po' di procedere, aiutiamoci con il saldatore e la pistolina succhia stagno, che fra le altre cose io ho anche il dissaldatore, ma non l'ho ancora adoperato, ora mi ascherà tutto di sicuro. Puliamo la punta, che è un troiaio. Vediamo un po' che cosa si combina qua. Qui c'è anche la plastica, non voglio far danni. Devo dargli un po' di più di temperatura, che non me la scioglie. Non è mica semplice, ragazzi. So che voi mi direte, ma hai la pistola per dissaldare, perché non la usi? Non la uso perché volevo fare il professionale con questa OSAVI, ma
sta venendo un troiaio qui, perché magari ci devo mettere un po' più di stagno. Va bene, dai, facciamo che la dissato ve la faccio vedere aperta, va? Che è meglio. Allora, diciamo che ce l'abbiamo quasi fatta. In poche parole, io sto facendo leva, aiutandomi con un cacciavite, a sollevare. Però il problema è che non è facile. Non è facile per niente. Cioè, non cacciavite più piccino. Più piccino, picciò. Ecco, vedete, faccio così. Scaldo un pochino qua, eccolo, si è separato. Così va fatto per te. Il problema è la forma che ha questa espansione, che non è certamente, che non aiuta certamente, perché come c***o, porca d***a. Allora, una buona avessi bisogno, ma perché non ci hanno fatto con tre mani? Oh, vai, apriti, apriti, bastarda, fammi fare leva. Ora qui, per entrare qui dentro, io come devo fare? Guarda qui che bastarda, guarda, che qui l'ho già separato, qui idem, mi manca uno solo, vediamo se, non lo so che non è molto professionale, però è l'unico modo, eccolo, oh, alleluia, alleluia, ce l'ho fatta. Allora, vediamola bene come è fatta dentro. Qui abbiamo un cartoncino di protezione che sta qua sotto, per dove c'è, oddio mio, ma com'è fatta questa parte lì? Ma guardate, eccola lì la batteria, ma questa non è una parte, ma ci sono due cartoncini. Allora, io in altre 501 ho visto com'era fatta. E vedete qui che ho perso acido, guarda. Qui ha perso acido. Eh sì. Va dissaldata. Va dissaldata subito. Sono tre batterie messe in serie, guardate. Avete visto? È ganze però. Qui ci sono le due RAM. Queste sono le RAM. Allora l'ossido da dove è venuto? Sì, però l'ossido l'ha fatto, guardate. No, queste vanno rimosse subito. Eh sì, questa va rimossa. Questa è la batteria. Non è proprio varta, però... V30R, sono tre batterie messe in serie, vai, togliamole di mezzo. Eccola qua. Bene, arriviamo ora alla fase un po' più tranquilla e divertente, ovvero questa è la batteria, eccola qua, vedete, in questo punto più che altro aveva perso acido, infatti è verde, aveva macchiato la scheda in questo punto. Ora, per fortuna, a differenza di altre espansioni come la A501, questa batteria non va in nessun punto vitale.
cioè qui sono stati intelligenti perlomeno a progettarla. Noi potremmo sostituirla con un'altra batteria simile, ma preferiamo non mettercela. Questa tiene solamente il clock alla fine della macchina. Adesso noi con dell'alcol isopropilico che abbiamo preparato, quindi alcol isopropilico, andiamo a pulire. Vedete come, guardate un po' come si è sollevato tutto la parte corrosa, la parte verde corrosa. Questo è quello che accade di solito nelle schede di Amiga 2000, Amiga 3000, 4000. Quando andiamo ad aprirle, purtroppo ci rendiamo conto che si verifica questo. Come, fortunatamente, vedete che questa è la pista, non si è corrosa, quindi noi potremmo metterci tranquillamente un'altra. Ora noi perderemo le scritte qui, ma sinceramente non ce ne frega niente, perché noi vogliamo togliere quanti più residui possibile di questo troiaio. Anche qui dietro, anche se non ce ne sarebbe bisogno, ma noi andiamo a sgrassare bene. Devo comprarmi un cavalletto più serio, ragazzi, non c'è niente da fare. Ecco, questo è tutto l'adesivo che è rimasto della placchettina di prima. Però abbiamo dato una bella pulitina. Intanto Trini la confraternita pulitina, una bella pulitina con la sedia che scorreggia, perfetto. Prendiamo un bello sgrassatorino di sossidante per contatti della Renewal e andiamo a dargli una spruzzatina. A me innanzitutto mi fa una spruzzatina, perché io sono una caverna, eh? È tutto marcio, lo vuole vedere? Ah, ricominciamo un'altra volta! Perché prima di tutto bisogna dare una spruzzatina, magari è punto buono, ecco. Va bene, una volta fatto questo ci devo dare un pochino d'olio, possiamo asciugare tutto con un panno a microfibra. Ovviamente non prendete panni di carta o robe varie, perché sinceramente non è il massimo, vi lascia tutti i residui a giro. Vedete qua, guardate questo verde qui, questo verde va tolto, eh. Per fare un bel lavoro bisognerebbe fare un bagno a ultrasuoni, che non è una cosa alla portata di tutti, però vedete che comunque siamo riusciti. Isopropilico e una spruzzatina, lasciamo agire, prendiamo l'aria. Chiudiamo bene tutto. Ok, perfetto. Dai, lavoro pulito, semplice. Abbiamo rimosso il verde che era presente qua e abbiamo tolto tutto l'incrostazione che, vabbè, non c'era bisogno, però questo era per farvi capire che danni può fare una maledetta batteria tampone. Demone! Ora possiamo procedere facendo l'inverso della cosa, quindi ora andremo a rimontare questa bella espansioncina e la proveremo magari per vedere se è tutto ok. Rimontiamo le sue guarnizioni,
però mi dispiace di non rimetterci l'adesivino suo, ma non ci starà mai, ma... No, non ci starà mai. Vabbè, noi ce lo mettiamo ugualmente, dai, perché era qua e snaturarla non mi piace. Ecco, ci è andato. E rimontiamola di qua. E rimontiamola, sembra facile, eh? Qui c'è andata, è andata. Buono, buono che è andata. Qui c'è lo stagno che rompe coglioni. Ok. Perfetto. Questo credo che sia tutto un discorso di massa, eh. Vabbè, ok, ci siamo. Possiamo dargli un puntino di saldatura. Ok, con un apposito nasino per i panni. Mamma mia, che genio ragazzi, che genio. Riprendiamo il nostro saldatore, imbeviamolo di stagno come se piovesse e diamogli una bella spalmata di saldatura. Rifacciamola come era prima. A questo punto possiamo rimontare l'espansioncina all'interno della trapdoor del nostro 600, sempre con delicatezza, è molto semplice, eh? Una volta fatto combaciare il pettine con l'ingresso dell'espansione, possiamo spingere in modo deciso, l'espansione a questo punto è montata e andiamo a chiudere la trapdoor, che non è mai una cosa delle più facili, perché bisogna fare un pochino leva col cacciavite senza far danni. È andata. Oh, primo colpo. Che culo. Proviamola. Perfetto, perfetto. Come vedete, la RAM totale è di 2 mega di chip grafico. Di Graphic Mem, Other Mem e la Fast RAM, ovviamente questa espansione ti dà la possibilità di avere 2 mega di chip RAM. Bene, con questo è tutto. Ragazzi, vi saluto. Alla prossima. Ciao, like e ci vediamo presto. Ciao.